Noi siamo di diversi percorsi, ma siamo accomunati dal considerare l'Ulivo 96 e il Lingotto 2007 come le basi da cui il PD deve ripartire. Dalla fase costituente siamo passati alla fase della liquidazione. E questo onestamente credo che sia non solo ingiusto, ma che sia sbagliato. Siamo nani sulle spalle dei giganti che hanno scritto i documenti fondativi. Possiamo cambiarli anche in punti delicati, ma sapendo che noi restiamo nani e loro restano dei giganti. Siamo convinti tutti noi che partecipiamo a questo congresso che non ci sia bisogno di un nuovo partito, perché il nuovo partito c'è già. Ho votato con convinzione, lo sapete, l'idea di un congresso costituente, non costituente però di un nuovo partito, non della cancellazione di 15 anni straordinari, a partire ovviamente dai suoi valori. Per la prima volta ci sono nel campo delle opposizioni alternative competitive che possono rendere minoritaria e quindi irrilevante la funzione stessa del PD, ed avverto anch'io pulsioni ad un cambiamento che hanno invece connotati regressivi, rigurgiti identitari cui sbocco appare più un ritorno alle casematte precedenti che non una sintesi aggiornata e più avanzata rispetto ai mutamenti che sono intervenuti negli ultimi 15 anni. Ecco, io contrasterò questa tendenza che sarebbe la fine del PD. Non ho mai pensato, nemmeno lontanamente, che il Partito Democratico avesse esaurito la sua funzione storica. Penso però che noi abbiamo avuto alcune fasi di ambiguità. Nei momenti fondativi che avete ricordato, era un partito accogliente. Dobbiamo anche avere il coraggio, Franco, di dirci che quelle intuizioni sono rimaste in parte incompiute. C'è, secondo lei, la volontà anche dentro il partito che si voglia mantenere uno status quo? Credo che sia finita un'epoca per il Partito Democratico e che il cambiamento non sia un'esigenza di maquillage. No, non c'è questo timore. Si è avvertita la necessità anche di capire cos'è cambiato in questi anni, capire come possiamo riproporci alle persone che vogliamo rappresentare ritrovando credibilità. Questo passa senz'altro da un cambio del gruppo dirigente, ma non basta. La sfida qui non è fare una resa di conti identitaria, non è neanche misurarci col termometro di quanto riformismo, quanta radicalità serva. La sfida è maggiore, è quella di interrogare tutte le culture di provenienza che hanno formato questa importante storia del Partito Democratico su una questione che oggi è ineludibile per tutte, cioè come cambiamo questo modello di sviluppo che sta in qualche modo consumando il pianeta e anche alimentandosi delle diseguaglianze in aumento. Sento ogni tanto, in questo dibattito di queste settimane, riproporre contrapposizioni tra capitale e lavoro come se fossimo all'inizio del secolo scorso, e questo per me è semplicemente surreale. Siamo una forza laburista, parliamo però di lavori, perché siamo nel 2022, non nel 1970. Siamo il PD e dobbiamo tornare a fare il PD, nessuna delega ad altri a rappresentare la sinistra e i moderati. Anzi, guai a fare noi la fotocopia, come da qualche parte leggo, né dei 5 Stelle né del Terzo Polo, perché se facciamo le fotocopie la gente sceglierà l'originale. Veniamo da una durissima e atroce sconfitta e da lì bisogna partire. Profilo che deve essere netto, distinguibile, non deve essere fotocopia, sono d'accordo, ma deve anche fare i conti col fatto che quelle persone che volevamo rappresentare forse non ci hanno più ascoltato se siamo qui a discutere di come abbiamo perso quei milioni di elettori. Se non siamo percepiti come primo partito che si batte per la difesa dei lavoratori, dei precari e degli ultimi, il motivo ci sarà e non è che possiamo solo autoassolverci. Come si spiega lei il timore, diciamo, anche di agire sulla carta dei valori, popolari che minacciano di voler quasi andare via? Un ultimo, Bonaccini oggi che parla di fatto di pulsioni minoritarie. Noi ad un certo punto abbiamo perso l'anima. E l'anima non te la dà una carta, te la dà l'azione politica. Mai come in questo momento noi abbiamo il dovere di aprire porte e finestre e di non avere tabù, e nessuno deve avere paura. Celebrare immediatamente le primarie facendo partecipare gli iscritti con un voto che vale doppio e gli elettori con un voto che vale uno. Si discute di noi rispetto al paese, non delle altre forze delle future alleanze. Quelle verranno dopo.
Il nostro compito è arrivarci da una condizione di forza e non di subalternità. Uperlo, io ovviamente l'ho sostenuto perché noi abbiamo tante cose in comune quando lui si è candidato a fare il segretario. Se mi sostenesse, se facessimo questo percorso insieme, sarei la donna più felice del mondo. Questo modo di sentirsi come